Lascia like e iscriviti al canale, non te ne vendirai. Ciao, ragazzi, sono Ninja Hyper e vi dirò come ho conosciuto Brawl Stars. Brawl Stars è il contenuto che di solito porto molto spesso nel canale, quindi ho pensato: beh, eh, allora mi sembra giusto anche dire il perché di come è possibile questa cosa. Quindi iniziamo, un giorno delle mie elementari, praticamente ero arrivato il momento di pranzo. Ci eravamo messi a tutti a pranzare. Alcuni miei compagni di scuola parlavano di questo gioco che totalmente non conoscevo e mi chiedevano anche di cosa stavo parlando, cioè di cosa stavano parlando. Allora, praticamente, io ho detto: eh, Ma di che stavo parlando? Di un gioco? Perché, dai, si poteva capire che era di un gioco. Allora è andata così. Mi avevano detto che il gioco si chiamava Brawl Stars, ma poi non sono riuscito a capire molto. Praticamente. Poi attorno non arrivo a casa. Dopo qualche giorno, oppure il giorno stesso, non mi ricordo, ho installato Brawl Stars. E all'inizio non ci capivo una mazza. Perché eh, non è che avevo capito benissimo. Perché poi c'erano tutti che facevano confusione. Tutti che parlavano. e Poi... Mh, cioè, ce ne dovevamo anche andare... Cioè, poco tempo dopo. Quindi, eh, attenzione. Non capivo, ragazzi, niente. Poi c'erano... Cioè, in realtà questa cosa ancora io non l'avevo capita. C'erano i miei amici che praticamente facevano così: entravano e uscivano dalla squadra totalmente a caso, totalmente senza senso. Non riuscivo totalmente, ragazzi, a capire. Poi ero andato in un club del mio compagno di scuola perché certo non posso. All'inizio cioè, era proprio la mia prima volta. Il mio primo account, questo qui Ninja, è perché ce l'ha da due anni. Praticamente, poi erano usciti tutti e dopo qualche mese. E, e poi che vi devo dire Non sapevo più come, us come uscire Perché poi ragazzi nel 2019 Brawl non era così Quindi in questo momento I comandi sono messi in un modo Nel 2019 erano messi in un altro Con tutti gli update che hanno fatto Quindi anche questo c'è da contare Che poi Loro mi, mi dicevano per uscire dal club Devi cliccare il tasto esci Che si trova in alto E eh, a destra P però era in mezzo a sinistra. Totalmente mi dicevano robe a caso questi qui. Cioè, non avevo capito. Andando, 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 ho trovato il tasto esci, che ovviamente si trova qui. Poi ho capito un po' di più il gioco vedendo degli youtuber e, e a quant'altro. E mi stava anche piacendo, Io, vi posso dire un, un segreto? Quando io facevo le partite non sapevano che c'erano le coppe e praticamente giocavo a caso, dicevo però, ma non, non aveva molto senso questo gioco, devi, devi, dan, devi dare dei punti se vinci, ti togli se perdi. In realtà era così, ma io mica lo sapevo. Dopo tanto tempo ho capito il senso del gioco e allora ho deciso di portarlo nel mio canale YouTube, visto che già dato e io sapevo, cioè, cioè io avevo già il canale YouTube. Quindi io ho pensato non l'ho portato immediatamente, anche se avevo già capito il senso. Perché non lo so, neanche io, perché non me lo ricordo più. Ma da adesso è cominciata tutta questa storia del mio canale di Brawl Stars ed è così che andremo avanti col tempo in futuro. Ecco qui la mia storia di come ho conosciuto Brawl Stars. Like, iscrizione e campanella e al prossimo video. Ciao!